La classe dei giovani talenti, la classe più partecipata e battagliata, bagarre, sorpassi e colpi di scena incredibili. Questa è la 300 Super Sport, all'ultimo decisivo appuntamento stagionale. Tutti scatenati per la vittoria finale con un Sorrenti che vuole prendersela tutta. Iniziare la gara dei partiti, subito una grande partenza da parte di Davide Bollani, che cerca di mettersi in prima posizione, cosa che effettivamente gli riesce, lasciandosi alle spalle Mattia Sorrenti. Ricordiamo la situazione di classifica: più 21 di Sorrenti su Aloisio e Virone, più 25 su Bollani. In poche parole, Bollani dovesse finire così, deve sperare, essendo un suo amico, non che si faccia male, ma che abbia una caduta Mattia Sorrenti. Complicatissimo, quasi impossibile comunque questa combinazione di situazioni e di avvenimenti, però Bollani sicuramente vuole vendere cara la pelle, vuole rendere Pamper Focaccia ad un Mattia Sorrenti che era partito con una casella zero all'inizio della competizione dei Messi, in quel di Varano, quando fece una bruttissima caduta al primo appuntamento. Bollani vinse e da lì si creò già un intercapedi in uno spazio importante, ma poi Sorrenti, gara dopo gara, punto dopo punto, macinandoselo, costruendoselo, se n'è andato davanti a tutti. Ha sfruttato anche qui qualche piccola defiance da parte di Davide Bollani e adesso si gioca tutto, o meglio, ha tutto da perdere nell'ultima gara che potrebbe laurearlo per la seconda volta campione della 300 Super Sport. Intanto inquadrato Sabetta, che cerca di tenere alle spalle un diretto concorrente, cercando di attaccare in qualche maniera il suo rivale per quanto riguarda la staccata. Allora andiamo, intanto indugiamo con le telecamere su Davide Bollani, che affronta le ultime curve prima di mettersi alla fine dell'ultimo giro. Sorrenti sembra addirittura in controllo, quasi come per dire a Bollani: vai tranquillo, non ti preoccupare, non ti do fastidio, non ho minimamente intenzione di intralciarti qualora tu volessi vincere la gara e qualora anche volessi prenderti molto più gap, molto più margine, anche perché io ho bisogno di fare punti fondamentalmente, di non fare una gara, di fare una gara corta, ma di non andare in difficoltà. Allora Mattia Sorrenti, inquadrato con alle spalle, o meglio alle spalle di Davide Bollani, sta mantenendo, e intanto hanno già un bel margine i primi tre davanti. Occhio, perché con Lisci, che è una wild card, che lo ricordiamo fece l'anno scorso una caduta bruttissima a Magione che gli costò diversi una situazione emblematica e particolare che non gli permise di terminare poi il MES, è tornato da qualche Gran Premio a questa parte e si sta mettendo in mostra, facendo e sfoderando ottime prestazioni. Prima inquadrato anche Andrea Sorrenti, fratello di Mattia, più piccolo, 1.46.571 in qualifica, lontano dalle prime posizioni, lontano dal cuore, lontano dalla mente. Si sta creando un altro trittico: Cervioni, Sala, Virone, e dietro con Zannoni, davvero sfortunatissimo quest'anno. Giacomo Zannoni lo scorso anno è stato in bagarre fino alla fine per combattere, per battagliare per la vittoria anche finale di competizione. E eccolo qui infatti Giacomo Zannoni, inquadrato, indugiato proprio dalle telecamere, sta cercando di rinvenire, di sfruttare la scia. È un gioco di scie pazzesco quello delle 300, ma lo sappiamo benissimo, sono sempre tutti attaccati. Questa volta però si è già creato un bel gap, ci sono praticamente tre tronconi. Zannoni, ottimo sorpasso, vediamo se riesce a chiuderlo. Sì, lo chiude bene, pinza da una parte, va dall'altra sull'interno, non concede l'esterno al diretto avversario che era Luisio, se non sbaglio. E intanto Bollani chiude un altro giro, e allora Bollani inizia ad avere un buon margine su Mattia Sorrenti, 2 secondi, alle spalle c'è Lisci e poi Cervioni, che apre il gruppo dei terzi con Sala e Virone. In questo momento sarebbe un no contest per Sorrenti, che avrebbe e si sarebbe costruito il vantaggio che gli serviva per arrivare a concludere da vincente la competizione. Sorrenti intanto fatica a tenere alle spalle Christopher Iotti, che partiva dalla 17esima, però ci sta riuscendo con arguzia e con molta sagacia il fratello di Mattia Sorrenti. Se ne parla anche di lui un gran bene, è la prima apparizione quest'anno nel trofeo Moto Estate. Chiaramente un po' il feeling, un po'
tutto quanto quello che ne consegue. E quest'anno è stata un po' oscurata anche la sua stella dal fratello, che sta cercando di bissare quello che ha fatto l'anno scorso. Intanto è bagarre piena, Cervioni, Sala, Virone, un Sala che è sesto e sta provando ad attaccare Mattia Virone, e forse ci sta riuscendo. No, deve rintuzzare, rinvenire, tranquillizzarsi, normalizzarsi, lasciare andare l'altro. E occhio, perché Cervioni sta cercando di prendersi spazio. Cervioni sta cercando di andarsene per provare ad avvicinarsi a Lisci e a Sorrenti. Ed effettivamente, ora, anche visivamente mi sembra che qualcosa lo abbia guadagnato. Bisogna stare molto attenti a quella gara. Intanto Bollani se n'è andato. Lisci compare davanti a Sorrenti. Vediamo se nel gioco di scie Sorrenti gli riprende la posizione. Lo scavalca, ma chiaramente Sorrenti tra poco gli riprende la scia. Si rimetterà davanti probabilmente, anche perché Lisci quasi come se lo aspettasse, per non fargli forzare, per non forzare neanche lui la staccata. Allora vanno a completarla entrambi, con Sorrenti che entra con Lisci alle spalle. Vanno dritti, filano Lisci con un altro passaggio, con Bollani davanti, con un vantaggio che adesso monitora dei tempi alla mano, sta diventando davvero davvero importante per Bollani. Bagar totale lì davanti, Bollani non si vede più, Sorrenti con Lisci stanno davvero battagliando in maniera importante per la seconda posizione. Stava salendo in precedenza Cervioni, che ha mollato lì di schianto Sala e Virone, e i due Aloisio che mi sembra che si stiano un po' barcamenando, con Zannoni che cerca anche lui in qualche maniera di tenersi vicino ai diretti contendenti, ma si è creata una frastagliatura che non è tipica da 300 Supersport. È molto strano vedere il 300 così lontane tra di loro, probabilmente anche un po' la pressione, la tensione che si può palpare in maniera molto importante. E Bollani sta scappando, Bollani adesso sta evidentemente scappando, e Lisci ha passato Sorrenti, Lisci ha passato Sorrenti momentaneamente. E allora occhio, perché anche questo è un altro mismatch interessantissimo, con Lisci che ha passato Sorrenti. È una situazione che è davvero un work in progress, un qualcosa in divenire. Ma di nuovo Sorrenti che prova a forzare su Lisci, che adesso tiene la posizione. Vediamo se sul contro rettilineo Sorrenti va a risfruttare, come ha praticamente sempre fatto dall'inizio della gara, la potenza della sua Yamaha per andare a passare Nicola Lisci. Vediamo, gli si francobolla alle spalle e sfrutta tutta la scia Sorrenti. Vediamo se fa un passo Lisci sull'esterno, se resta sull'interno. Lisci tiene sull'interno e forse tira uno staccatone su Sorrenti. Lisci si tiene la seconda piazza e adesso si fa giocare tutto nella chicane, che poi mette al rettilineo finale. Ancora Sorrenti mette pressione a Lisci, bellissima questa inquadratura. È un Sorrenti che però fondamentalmente molto tranquillo, con Bollani che sfocia, sfiora, vola con il suo motone lì davanti, ma in questo momento non servirebbe Cervioni. E intanto quella sfida, Sala Virone che è imperversa per la quinta posizione. Si sono un po' cristallizzate alcune posizioni, la prima e la quarta in questo momento sono molto statiche. Sorrenti che tiene alle spalle Iotti, e lo sta facendo anche in maniera abbastanza meticolosa, pungente, e le telecamere che vanno in questo momento ad indagare sui piloti che stanno andando ad inseguire, con Sorrenti e Lisci, con il passaggio di Cervioni, con il passaggio di Sala, con il passaggio di Virone, tutti uno dietro l'altro. Ancora Sorrenti, sempre Sorrenti on fire. Vediamo adesso se prova l'attacco subito alle spalle di Lisci. No, non forza, ma è chiaro anche perché poi si scatena un meccanismo mentale nel pilota in cui dice: ma perché devo andare a rischiare? Anche perché in questo momento, grosso modo, Bollani è davanti, sì, ma lui è terzo, sta battagliando per il secondo. Lisci è una wild card, ma lui non gli frega niente, e mi sembra che stia cercando di forzare per prendersi la seconda posizione. E forza, 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 forza. E Lisci con quel passo ha fatto rientrare anche Cervioni, e tra poco può iscriversi anche lui alla sfida per il secondo posto, che sta diventando un'autentica bagarre. Sorrenti questo lo sa e deve cercare di evitare in qualsiasi maniera la bagarre. Chissà che se non rientra Cervioni, o lui adesso prova a scappare su Lisci e a fare la sua andatura. Vediamo se in questo caso prova a prendere la posizione su Lisci, che probabilmente cerca di tenere fino al massimo esterno Sorrenti. Vediamo se chiude lui davanti. Sì, c'è Sorrenti davanti, ha scavalcato Lisci di nuovo, si prende la seconda posizione. Adesso dobbiamo capire se prova a scappare per non dare riferimenti a Cervioni, oppure se non ne ha semplicemente, cerca di stare col gruppo e di mantenersi quella posizione, che potrebbe anche essere una posizione più bassa, con Sale e Virone che sono rientrati, con Bollani che sta scappando. Situazione molto complicata, perché Lisci è stato praticamente risucchiato da Cervioni. Adesso si aspetta anche l'attacco di Alessandro Cervioni al Cervio. Anche per lui una bellissima annata, una buona annata, positiva. Chiaro che quando hai un Sorrenti on fire come quest'anno resta davvero complicatissimo per tutti gli altri. Ha lasciato le briciole, ha polverizzato diversi record
su, per quanto concerne i diversi circuiti, a eccezione fatta con quel di Varano alla prima, molto sfortunato quest'anno Giacomo Zannoni. Abbiamo parlato con il suo meccanico di pista e con il suo ingegnere, ci ha detto è stata veramente un'annata travagliata per lui, ma tornerà sicuramente più forte di prima l'anno prossimo, anche perché l'anno prossimo non potete mancare, altra annata con i ragazzi del MES, altra annata con i ragazzi del 300 Supersport, e chissà che Sorrenti magari non decida di fare un salto diverso per quanto riguarda la competitività e magari andare nelle 600, nelle 1000, questo lo scopriremo soltanto il prossimo anno. Intanto restiamo concentrati su questa bagarre bellissima, interessantissima, per la seconda posizione. Sorrenti davanti, alle spalle si forma il trenino tra Lisci e Cervioni, che stanno comunque guardando, che stanno comunque combattendo. Giacomo Zannoni che insegue, ma fatica, lo ripeto, qualche problemino per lui, un po' come per Andrea Sorrenti che mi seguiva in precedenza. Zannoni sta vedendo i piloti davanti che si prendono le posizioni l'un con l'altro, ma fa veramente molta fatica. E davanti Bollani a 3,5 secondi di vantaggio. Ormai è un Bollani show, è un fire, ma lo sapevamo, lo immaginavamo. La qualifica aveva detto Sorrenti, ma Sorrenti non sta più rischiando moltissimo. E tra l'altro è stato risorpassato da Lisci. Sorrenti si trova di nuovo in terza posizione in questo momento, con Lisci che lo ha passato, con i fratelli Aloisio, guardateli qua, impelagati in una bagarre tutta loro, con Zannoni alle spalle, anche loro oggi non benissimo, di solito molto meglio i fratelli Aloisio, quest'oggi non stanno dando il meglio di loro, ed effettivamente è tangibile anche questa situazione. Zannoni dietro non riesce però a stargli alle spalle, li vede, li tasta, li annusa, ma non riesce, si avvicina ma non riesce a scavalcarli, e sono molto distanti dal resto della truppa. E ricordiamo che Pietro Aloisio era uno dei due gemelli che si giocava, gemelli, di due fratelli, che si giocava la vittoria con Mattia Sorrenti in questo momento complicatissima, a meno di un miracolo, a meno di un acquazzone che sovverte tutto quanto, che fa ripartire da capo con uno dei due Aloisio che parte fiondato e va a vincere. Questo momento sembra complicatissima la gara per entrambi, sembra davvero un duello tra Mattia Sorrenti e se stesso, perché deve amministrare, deve tranquillizzarsi, normalizzarsi, non in versione strappa posizioni, ma in versione normalizzatore. È una versione che magari non gli spetta, non che non gli compete, ma che non gli spetta, ma che deve per forza aver imparato. Eccolo là, infatti, te pareva che non provava. E il Cervio, Cervioni davanti a tutti, scavalca Lisci e Sorrenti, bellissima, bravo Cervioni, grande rimonta completata, ne scavalca due, vola Cervioni. Qui Sorrenti chiaramente dice: ma perché devo andare a impelagarmi con Cervioni, me ne sto dietro, lo aspetto, lo guardo. E intanto sono rientrati anche Sale e Virone, sta diventando un super gruppone, un gruppazzo per la seconda posizione, un gruppone per la seconda posizione. E lo sto dicendo apposta per far rima, lo ripeto, lo ribadisco, pochi giri al termine per la consacrazione di Mattia Sorrenti, sarebbe il bis rispetto all'anno scorso, un bis davvero dolce, perché come era partito era complicatissimo immaginare una vittoria finale. Ha dovuto mangiare 25 punti a Bollani dopo la prima incomprensibile errore alla prima gara. Intanto ha mollato Zannoni sui due Aloisio, ma sono i due Aloisio che hanno mollato letteralmente su tutto il gruppo. Ma penso che Zannoni si sia anche ritirato, non lo vedo più. Gruppone totale, scavalcato Sorrenti, se non visto male, da Cervioni, con le immagini che indugiano sui due Aloisio che sono attardatissimi. Sì, Zannoni non c'è più, non compare più, e allora problemi per Zannoni, che chiude in maniera malinconica questo appuntamento del 2022-23 col MES. Non ne hanno gli Aloisio, li vediamo, faticano non tanto a restare in pista quanto ad avvicinarsi al gruppone, e svaniscono via via che passano i metri, qualsiasi velleità e possibilità. Sorrenti su Cervioni, davanti c'è il Cervio, Lisci non l'ha ancora passato, prova a sfruttare tutta la scia. Sì, buonanotte Sorrenti, vediamo se riesce a passarlo. Dovrebbe essersi messo davanti Sorrenti. A Sorrenti non gliene frega praticamente niente, si è messo davanti, ha detto: qua comando io, questa è casa mia e qui comando io. Sorrenti davanti, Lisci, Cervioni, quindi probabilmente c'è stato un errore di Cervioni, o hanno sfruttato nel gioco di scie tutti quanti la scia dell'altro e si sono messi uno davanti all'altro. Lisci in questo momento si mette in terza, io continuo a vedere un Bollani scatenato, purtroppo per lui c'è un Sorrenti dietro
che non molla, concentratissimo, sta facendo una gara davvero meticolosa, molto scrupolosa, intelligente, diligente, non è da Mattia Sorrenti, ma oggi questo veniva chiesto a Mattia Sorrenti. E allora lui sta rispettando fedelmente quello che non gli è stato chiesto, ma quello che lui ha dovuto costruirsi. E allora, ancora, sempre lui, inquadrato Mattia Sorrenti, anche perché adesso sono veramente pochi i metri che separano Mattia Sorrenti dalla vittoria di una competizione che è fondamentale per lui vincere, anche per costruirsi un percorso futuro che è davvero roseo, passato da Cervioni in questo momento Sorrenti. Bollani letteralmente ha cannibalizzato la gara, ma chi se ne frega, in questo momento Bollani anche a se stesso sta dicendo: mi sono creato una grande vittoria. Chiude, e deve chiudere onerosamente Bollani, anche perché ha fatto una gara veramente veramente importante. Se n'è andato via, ha scavalcato Sorrenti, non ce n'è stato per nessuno. Io penso che Sorrenti in qualche maniera però abbia un po' rintuzzato, Cervioni che cerca di giocare un po' con non concedere la scia a Sorrenti, che deve stare comunque attento. Devono scavalcare un doppiato, Sorrenti prova a mettersi davanti fino alla fine su Cervioni. Allora le telecamere indugiano su Super Davide Bollani, che affronta le ultime curve in maniera importante per andare a garantirsi la vittoria. Vince Super Davide Bollani. Non serve a nulla la vittoria però, perché Mattia Sorrenti si laurea nuovamente campione del 300. Si alza i piedi Sorrenti, secondo, terzo il Cervio, e poi Lisci, sale Virone, vince Davide Bollani, secondo Mattia Sorrenti, terzo Cervioni. Quello che più conta però è la vittoria per quanto riguarda la 300 Super Sport, una classe che era ancora aperta da parte di Mattia Sorrenti. Grazie per questa meravigliosa annata dai trofei Motoestate da parte di Gianluca Drammis. Vince nuovamente, bissa il successo dell'anno scorso, Mattia Sorrenti con un'altra gara impeccabile è riuscito a strappare il secondo posto a Cervioni, che si è messo in terza. Ottimo Davide Bollani, che ha condotto dall'inizio alla fine. Non è bastato per strappare lo scettro a Mattia Sorrenti, che si laurea nuovamente campione della 300 Super Sport. Complimenti a Mattia Sorrenti, complimenti a Davide Bollani, a El Cervio, ai fratelli Aloisio, un po' a tutti. È stata una classe meravigliosa come sempre. Ciao!